La linea che noi abbiamo è quella di allineare il tempo pieno alla ripresa del servizio mensa, ovvero, traduco, lo dico meglio, il tempo pieno dovrà ripartire con la ripresa del servizio mensa. La richiesta dei genitori avanzata nei giorni scorsi di legare l'avvio del tempo pieno al servizio mensa è stata fatta propria dal comune, anche se i comitati delle famiglie chiedono di partire dal 1 ottobre sfruttando la possibilità di portare il pasto da casa, opzione quest'ultima che dovrà essere oggetto di opportuni regolamenti scolastici. Ma il caso mense del capoluogo adriatico è tutt'altro che chiuso, anzi, inchieste giudiziarie e cause civile di risarcimento a parte, si attende per metà settimana la risposta della Serenissima Ristorazione, la terza classificata nella gara d'appalto vinta da Cheerfood Bioristoro, interpellata dopo il no della Camst di Bologna, dovuto al mancato accordo con i lavoratori sulla riduzione del monte ore. Se anche l'azienda vicentina dovesse rinunciare, il sindaco Alessandrini, del Consiglio Comunale odierno, ha annunciato le prossime mosse dell'amministrazione, ribadite anche nell'incontro con una delegazione del Comitato dei Genitori durante la sospensione dei lavori dell'Assise. A prescindere dall'esito che avrà l'interpello con la terza classificata, dica essa sì o dica essa no, potrà nella terza settimana del mese di ottobre, quindi dopo il 15, avere un esito positivo. Questo come? Attraverso naturalmente procedure di legge, procedure giuridiche che tengano conto di questa ulteriore complessità. Dall'opposizione, prima della sospensione, è arrivata una richiesta. Date certe sul riavvio del servizio sospeso dopo la tossinfezione del 2 giugno scorso che ha portato in ospedale 200 bambini e ragazzi. Purtroppo, senza fare nessuna polemica, non abbiamo ancora percepito la certezza sulle date, sui tempi e su quello che accadrà nei prossimi giorni. Ed è quello il problema che centinaia, migliaia, quasi 5.000 famiglie pescaresi soffrono in queste ore. La preoccupazione dei genitori per gli effetti della tossinfezione, la rabbia verso la Cheerfood Bioristore non solo, è comunque sempre tanta. Si chiedono maggiori controlli per la tutela dei bambini. Io sono il papà di una bambina che è stata coinvolta in questa tossinfezione alimentare piuttosto grave, perché a tutt'oggi non si sanno gli effetti a distanza di questa patologia. C'è stata una grossa irresponsabilità, una grossa leggerezza da parte dei responsabili, non solo della Cheerfood a mio parere, e stiamo aspettando che il comune, l'amministrazione e le scuole siano in grado di garantire per il futuro una società che oltre alla ristorazione sia in grado di fare dei controlli molto molto serrati e seri. Alessandrini però nel suo intervento è voluto tornare proprio sulla vicenda del 2 giugno e sull'atteggiamento della Cheerfood Bioristoro durante e dopo l'emergenza. La ditta con cui noi abbiamo risolto il contratto ha ritenuto, e non aggiungo aggettivi per decenza, di citare questa amministrazione comunale in un giudizio civile risarcitorio per oltre 12 milioni di euro. Trovo che davvero questa vicenda sia emblematica di come manchi più che mai quel senso che ti porta a far arrossire le gote, che si chiama vergogna.